Il dato più importante da registrare è che Regione Campania come turismo balneare sta resistendo bene, i dati sono confortanti, in particolare per la costiera cilentana il dato è straordinario, ma anche la costiera amalfitana mi pare che abbia degli ottimi dati di ripresa. Adesso pensiamo ad affrontare le 2 settimane più piene di turisti e che potrebbero creare qualche problema. Continuiamo a tenere alta la guardia, sono le 2 settimane in cui tutti o quasi scelgono di andare in vacanza. È bene farlo nel migliore dei modi, mantenendo le distanze e usando le mascherine. È fondamentale questa attività, ma credo sia fondamentale soprattutto il buon senso di noi cittadini, perché lei stesso faceva riferimento, le spiagge, soprattutto quelle del Cilento, sono affollate, lidi affollati, locali affollati, quindi bisogna mantenere e rispettare quelle che sono le norme in essere in questo momento per limitare al massimo il rischio contagio. Io penso non ci sia nessuna sanzione, nessun agente di polizia municipale, carabinieri o altro che possa in qualche modo fare un lavoro migliore della responsabilità individuale di ciascuno di noi. Il rispetto delle regole passa assolutamente attraverso il buon senso delle persone, non ci sono altre misure migliori, quindi un buon Ferragosto a tutti, divertiamoci ma facciamolo in modo corretto e rispettando le regole. Il suo comune che estate è stata fin qui? Un'ottima estate, abbiamo registrato una crescita notevole del flusso turistico a Pollica e penso durerà anche nel mese di agosto e ci avviciniamo ad un settembre altrettanto importante dove abbiamo programmato degli eventi che ci consentiranno anche di allungare la stagione.